Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, che in questo nostro appuntamento è, diciamo così, monotematico perché si parla di sanità, aprendo però con una notizia di cronaca, perché c'è stato un minuto di silenzio per la psichiatra uccisa, una mozione per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Si parla anche di come utilizzare la graduatoria per assumere al più presto gli operatori sociosanitari con un testo unico che unisce varie emozioni. E poi in un convegno si è parlato dell'esempio della Toscana nell'accesso ai farmaci e alle terapie innovative. E quindi il primo tema riguarda la cronaca e soprattutto quanto occorra sensibilizzare in modo sempre più efficace l'opinione pubblica sulla gravità del problema. Fornire quindi al personale sanitario la formazione e gli strumenti necessari per prevenire, gestire e segnalare efficacemente tutte le situazioni di violenza e di aggressività, implementare anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza le capacità e le possibilità di intervento dei soggetti preposti in caso di emergenza. Questa in sintesi è una mozione presentata dalla Commissione Politiche Sanitarie, però poi rinviata proprio alla Commissione, quindi ci sarà un ulteriore passaggio. Questo è avvenuto perché la cronaca, appunto, c'è stata una violenza, lo saprete, di inaudita gravità compiuta in Toscana il 21 aprile scorso, fuori dall'ospedale Santa Chiara di Pisa, da parte di un ex paziente nei confronti della psichiatra Barbara Capovani, deceduta due giorni dopo a causa delle lesioni riportate. L'Aula quindi, proprio in apertura del Consiglio regionale, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della psichiatra. Un minuto di silenzio per ricordare la psichiatra Barbara Capovani, la sua morte violenta, per mandare un messaggio di cordoglio, di vicinanza a tutta l'Assemblea legislativa, al suo compagno, alla sua mamma, alle sue figlie. È difficile trovare le parole in questi casi, c'è tanta rabbia, tanto sgomento, ma l'impegno di portare avanti le battaglie la dottoressa Capovani su cui stava lavorando, di fare in modo che i suoi gesti di solidarietà, come l'ultimo di aver donato i suoi organi per salvare la vita di tante persone, possano avere ancora un seguito. Il nostro impegno è di non dimenticare e di fare in modo che l'Assemblea legislativa porti avanti le battaglie che la dottoressa Capovani stava mettendo in campo anche attraverso la giustizia. Il dibattito ha fatto emergere, ovviamente, oltre al cordoglio per la vicenda della dottoressa Capovani, la necessità di approfondire il tema della sicurezza dei sanitari. Noi avevamo proposto una mozione, ma che voleva essere solo un inizio di una discussione, tant'è che è stata richiesta dall'opposizione il rinvio in commissione. Ebbene, abbiamo accettato il rinvio in commissione, dove faremo insieme anche alle organizzazioni sindacali delle sedute su questo tema della sicurezza del lavoro, ben distinto però da quello dell'organizzazione della salute mentale. Sarebbe un errore, anche a valle di una vicenda tragica come quella della dottoressa Capovani, confondere l'organizzazione della salute mentale con il tema della sicurezza. Non c'entra niente, vorremmo affrontare anche il tema della salute mentale, dell'organizzazione delle REMS, ma sono temi che devono essere completamente disgiunti, e questo faremo nell'organizzazione dei lavori della Commissione che, una volta reinsediata dopo la pausa della metà legislatura, vedrà appunto convocate distinte sedute su entrambi i temi. C'è un dato nazionale che ci deve far riflettere, ed è quello dell'aumento esponenziale delle aggressioni ai sanitari negli ultimi anni. L'altro aspetto che ci deve far riflettere è quanto questa regione, con le REMS e con le cliniche di comunità, sia in grado di accogliere le persone con fragilità, e soprattutto quanto sia stretto il rapporto tra magistrati e operatori sanitari, soprattutto nell'ambito della psichiatria, per individuare, distinguere soprattutto quelli che sono i pazienti, quindi con delle fragilità, che hanno bisogno di una separazione di un certo tipo dalla società, da quelli che sono comuni delinquenti. Attualmente le indagini sono ancora in corso per quanto è accaduto. Noi però dobbiamo immediatamente attivarci, e lo dobbiamo fare anche a livello nazionale, perché abbiamo scoperto che la raccolta dei dati che permette ogni anno al Parlamento di avere un rapporto sulla questione delle aggressioni sanitarie in realtà non è possibile, perché ogni regione utilizza degli strumenti differenti e metodi di misurazione differenti del fenomeno.
e questo non rende possibile di avere un panorama chiaro. La tragedia della dottoressa Capovani ha colpito l'intera Toscana, ha colpito in particolar modo la città di Pisa, intanto per il dramma che è successo a questa donna, che è una morte sul lavoro, è bene dirlo da tutti i punti di vista, e poi un dramma che travolge le famiglie, tantissime famiglie. Pensate, ci sono tantissimi pazienti che si erano affidati in maniera importante alla dottoressa e che si trovano senza un loro punto di riferimento. Quindi ci sono tante tragedie nella tragedia. Noi riteniamo che al di là del caso specifico comunque ci siano delle responsabilità politiche rispetto al contesto all'interno del quale questa tragedia si è sviluppata, che non avrebbero potuto evitare il singolo caso. Ebbene, essere chiari, non vogliamo fare strumentalizzazioni in questo ambito. Però nella gestione in generale della psichiatria ci sono tantissime responsabilità, in particolar modo si deve sapere che quando una persona viene condannata anche in via definitiva, se questa persona viene ritenuta psichiatricamente debole, se viene ritenuto un paziente psichiatrico, non sconta la pena in carcere, ma lo sconta in strutture alternative che siano chiamate REMS, ovvero residenze per l'esecuzione delle pene delle pene esecutive. Di conseguenza, se in queste REMS non ci sono posti, le persone rimangono a carico della psichiatria di base, degli psichiatri o delle famiglie. In Toscana in questo momento ci sono 70 persone in attesa di poter scontare la propria pena dentro una REMS. Quindi ci sono 70 persone che dovrebbero stare in carcere, che anziché in carcere, perché sono pazienti psichiatrici, dovrebbero scontare la propria pena in una REMS, e siccome non c'è posto in una REMS sono a carico delle famiglie e a carico degli psichiatri. Approvata all'unanimità una mozione affinché gli operatori sociosanitari, gli OSS, presenti nella graduatoria Estar, siano assunti al più presto, e quindi nella quale sono confluiti tutti gli indirizzi di vari atti presentati dai vari gruppi consiliari. Quindi una mozione unica che impegna la Giunta regionale a attivarsi nei confronti del Governo affinché vengano assunti specifici provvedimenti per consentire la proroga della scadenza, che è aprile del prossimo anno del 2024, la graduatoria relativa al concorso per l'assunzione degli OSS, quindi gli operatori sociosanitari, e di limitare al massimo il ricorso al lavoro interinale. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie, che è stato ridotto a 2 anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno 3 anni, perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita, soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie, appunto, che, per le quali insomma vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di assumere più personale possibile. Dopodiché c'è un punto da chiarire, ovvero che tutto questo lavoro, che peraltro vede già l'assessore Bezzini impegnato nella proposta di un emendamento a Roma, però deve avere di fondo un obiettivo, che è quello del miglior servizio sanitario pubblico universalistico da offrire al cittadino. Alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione. È stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità, e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buon senso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe
di lavoro interinale o di lavoro somministrato, quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie, perché noi potremmo prorogarla sine die, ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta. Quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie. La vicenda riguarda la graduatoria per quanto riguarda gli OS, ovvero gli operatori sociosanitari. C'è una graduatoria della Regione Toscana all'interno della quale ci sono 2.000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la Regione Toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone. Noi chiediamo, e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente, quindi siamo molto soddisfatti di questo, che si attinga dalla graduatoria aperta della Regione Toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che i 2.000 OS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il Servizio Sanitario Regionale ha bisogno in questo momento di 2.000 OS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente. Quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2.000 OS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsi degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Quindi la Regione deve fare uno sforzo, anziché continuare a sperperare milioni e decine e centinaia di milioni di euro come fa la sanità, costa 8 miliardi l'anno in Toscana, si assuma gli OS presenti in graduatoria e si renda il nostro servizio sanitario più efficace e più efficiente. Questo è positivo quando si trova un punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione Noi Siena, che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione, facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in graduatoria OS che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità, hanno studiato, sono diventate idonee e idonei in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle, nello stesso tempo una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale ma comunque partendo già dalle prossime settimane. C'è stato anche un momento, una giornata di riflessione sul tema dell'accesso alle terapie innovative, un tema fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'oncologia, durante un convegno che è stato promosso da Motore Sanità con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, che si è svolto nelle sale dello spazio espositivo Azeglio Ciampi del Palazzo del Pegaso in via dei Pucci, una giornata di riflessione a cui ha preso parte anche l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. È necessario investire sempre in innovazione in sanità, perché o la politica ha la capacità di conoscere qual è la strada del progresso, qual è la roadmap tracciata, oppure si resta indietro e si subiscono tutti i cambiamenti. Noi abbiamo lanciato gli stati generali della salute con il compito di ascoltare e poi di dare risposte concrete. È un percorso iniziato, avviato, che sta andando avanti velocemente e abbiamo la necessità sempre più di investire in sanità innovativa. È la sfida del futuro, ma anche la sfida del presente. È importante intanto che qui si faccia una discussione sul tema dell'accesso alle terapie innovative. La Toscana ha un modello importante che permette di far arrivare nella clinica con un anno quasi prima rispetto a altre regioni i farmaci innovativi. Ovviamente il tema dell'accesso poi è il tema della sostenibilità economica, dell'accesso a tutti i cittadini, del sostegno alla ricerca, insomma sono tanti temi collegati che però sono di estrema attualità, perché per fortuna la ricerca metterà in commercio tanti farmaci nuovi e quindi per molti cittadini poterla avere a distanza di qualche mese prima o qualche mese dopo può voler dire la vita o la morte, quindi oggettivamente è uno dei temi più seri che noi abbiamo di fronte, e poi anche perché alcuni di questi farmaci riescono a eradicare alcune patologie, quindi anche questo è un tema rilevante anche per l'organizzazione sanitaria. Noi ci troviamo di fronte a una questione un po' paradossale, perché abbiamo tantissimi farmaci nuovi, soprattutto oncologici, che rendono la vita più facile delle persone che sono affette da queste patologie, e molte volte non c'è un accesso facile. Noi siamo qui in Toscana per capire quali sono le strade per rendere accessibili i farmaci
e soprattutto a tutti, su tutto il territorio nazionale, no? Qui in Toscana vediamo un po' quali buone pratiche ci sono per riportarle anche a livello nazionale. Noi come legislatori nazionali abbiamo avuto la possibilità di decidere un fondo sui farmaci innovativi, quindi diciamo questo denaro è oltre le risorse regionali, quindi dobbiamo capire dove si inceppa il meccanismo, il processo e come agevolarlo per il bene della salute dei nostri cittadini. Sull'innovazione non possiamo giocare con vincoli di tipo economico, perché recuperi di tipo economico lo possiamo fare su altre cose: i farmaci biosimilari, i farmaci generici, i trattamenti in fase avanzata di malattia. Ecco, quindi si tratta sia sul piano organizzativo che sul piano amministrativo che sul piano clinico di individuare con forza l'innovazione vera e di consentire che questa possa viaggiare spedita sui binari dell'organizzazione. E per questo nostro appuntamento con Detto Consiglio è tutto. Vi ricordo, per gli aggiornamenti, per le delucidazioni, c'è il sito www.inconsiglio.it, sempre aggiornato praticamente in tempo reale. E noi ci ritroviamo tra 7 giorni, sempre qua, dentro il Consiglio.